again. Che mi fa ridere. Allora, dicevamo appunto che era un'intervista radiofonica a cui però non rispondevo io. Al telefono c'era poco, in questo momento c'era un film. Non mi ricordo che radio era, ma era tipo Radio Cucumula, era. Insomma, disse appunto non c'ho proprio sul telefono dicendo questo Get to be the again. E poi quando lanciò il singolo che era In the Sunshine, disse un'altra frase incomprensibile in una cosa del genere. Presenta un po' il gruppo, visto che oggi c'è una formazione diciamo incompleta. Gruppo è, diciamo, formazione live, è costituito da essenzialmente da due persone per adesso. Una sono io, ovviamente, e poi l'altro è lui, accanto. E... sarei anche io? Se no, non lui. Anche se non tempo di niente. E niente, quindi io insomma sono la girl e lui sostituisce il gun che sarebbe Popus, che è pistola, e che prima o poi parteciperà anche lui, si spera da settembre, si vocifera da settembre ci sarà anche Popus. Guardate questo CD, no? Quindi la ragazza qui in questione ha una canottiera e un paio di mutandine. Specifichiamo che... Che non sono io. Specifichiamo che non sono io. Specifichiamo che lui proviene da un background fatto di intimo, cioè mutande, calzini e quant'altro. Quindi se ne intende. Background di mercato e di bancarella. Di polacchio. La domanda è: la ragazza ha una maglia di cotone o di lana? E soprattutto, che marca è? Una Liabel o una Liabel? Questa è mia. Passiamo alla prossima domanda. Questo tienilo tu, così quando fai la domanda lo questo fai vedere. Di legale. Ma se ti dico concerto fatto a casa, no? Cosa pensi? Ti rimarrà un bel ricordo? Del concerto che c'è stato? Il concerto che c'è stato secondo me... L'intervista! No, adesso sinceramente il concerto che c'è stato secondo me è stato uno dei più bei concerti che abbia fatto. Innanzitutto per l'atmosfera che c'era. La gente era educata e tutto. Garbata, cose eccetera. Pochi cellulari, no? Pochi cellulari, tutti zitti che ascoltavano in silenzio, è stato bello, tutti seduti a terra, tutti vicini. E quindi la domanda che ora mi viene da farti è: quante volte hai creduto di suonare in un secret concert anche se non lo ero? I secret concert, come tu saprai, sono dei concerti dove vengono solo poche persone, raccontate, no? Allora tu vedi poche persone e sai che è quello. Ah beh, allora tutti i concerti che ho fatto in vita mia erano secret. Ma che il concerto è stato organizzato dall'associazione di Lady. Tu odi di Lady. Odio di lei, no, scusa. Odio di lei. Odio di lei. No, neanche. Odio di lei. No, non lo odo. Odi? Non lo odo. Senti, allora, siccome abbiamo cercato di dire grandi sveglio. Non c'era. Lo so. Perché non ero io online. Questo CD non c'era. Perché non ero io online. Passare la questione a Daniele, che è di musica su internet e così. Ne ha discusso anche in passato, quindi vorrei sapere proprio tu che cosa ne pensi della questione della musica online. Ah beh, io penso che la musica online sia una gran cosa. Anzi, magari ce ne fosse più facile da trovare. Ma soprattutto i formati audio un pochino più. Che abbiamo una qualità maggiore, non quindi si perdono. No, 38 kbyte, ma. No, magari se magari si diffondesse l'usanza di mettere la roba sui mule in FLAC sarebbe un grande vantaggio. E soprattutto l'ultima domanda. Ti piace la musica? Pochissimo, Ma soprattutto che cosa ne pensi del tempo e della scena indie italiana? No, innanzitutto non riesco a capire come tu possa correlare le due cose, il tempo e la scena indie. Però sicuramente in Italia piove. Vabbè, comunque l'importante è che vi siate divertiti e ricordate, restate su odilays.blogspot.com e soprattutto su radioflow.it, perché non ve ne pensi.